Bene, siamo qui a Legnago, pronti per partire per Mantua Genuit. C'è una leggera pioggerellina, piacevolissima, sono contento. E sono qui vicino a un caro amico, lo conoscete? Questo è l'Adige, che da noi è boccia e qui è diventato vecchio. Però è in secca, è in forte secca. Quindi... ho sentito che stiamo aprendo le dighe, quindi speriamo che arrivi un po' di acqua. Adesso vado da un negozio di biciclette che dovrebbe vedermi per il problema del mozzo. Ieri ho scritto alla pagina Facebook del rivenditore Specialized a Mantova, ma linkandogli anche il video, solo che non mi ha risposto. Non siamo ancora tecnologicamente così avanzati. E niente, qui è... sono felice, sereno, come una Pasqua, anche se è già passata. Fin qui, tutto bene. Mi trovo a Marmirolo, penso, sì, perché con tutti questi nomi mi sto imbriagando proprio, non ne capisco più uno. L'unico che mi rimane fisso è Gazzo e mi sto chiedendo, ma gli abitanti di Gazzo come si chiameranno? Gazzosi, gazzesi, probabilmente gazzesi, spero non gazzoni, va bene. Fatto sta che insomma lì c'è il negozio di bici, gentilissimi, mi hanno controllato e mi hanno detto che in sostanza non era nulla, si era solo svitata e quel pezzo non c'entra niente, un'altra figura barbina per non dire una parola. Sono a circa 8 km da Mantova, adesso rientro. Il viaggio fino a Mantova per metà è stato stupendo, poi ha iniziato a piovere, ma quello non era un problema. Il problema era un po' il vento e la temperatura che si è abbassata, ma a parte questo tutto bene, insomma. C'era a Mantova un sacco di scolaresche e niente, adesso rientro e vado a cercare Bed & Festa. Saranno altri 15 km, 20 km, ma tanto per me 20 km non sono niente. E comunque fin qui tutto bene.
Eccoci qua, sono sempre io, sempre a Mantova. Oggi niente rave party, oggi una cosa un pelo più tranquilla. Sono una festa organizzata dagli Avi dei Gonzaga, una festa in maschera. Devo ancora decidere però come vestirmi, e per me questo è fondamentale. E tutto bello, tutto bene, arrivato bene. Sono piovigginava, ma si stava bene. E quindi adesso fra poco appunto mi preparo ed esco. E comunque fin qui tutto bene.